chiederei a questo punto a Simone Dallai se con una brevità degna del Parlamento europeo, cioè i famosi 3 minuti che ogni parlamentare ha a disposizione, potesse ragguagliarci su questo suo progetto che è stato coordinato, seguito come tutorship insieme ad altri dalla professoressa Yolanda Romano, che si scusa per non essere presente e che io colgo l'occasione per ringraziare vivamente, perché dobbiamo molto anche al suo impegno una parte di ciò che di più innovativo il Master ha potuto proporre ai suoi studenti. Allora, il tema è, o meglio, il titolo del tema è: vogliamo un'area produttiva ecologicamente attrezzata? Punto di domanda. Apea Sambuca. Mi dispiace che Marco Manneschi non sia presente, tornerà nel primo pomeriggio, ma so che si è assentato per una riunione attorno ad una Apea. Una Apea. È una... Eh? Cos'è una Apea? È un'area produttiva ecologicamente attrezzata. È bel tecnico, va bene. Intanto se ci racconta. Vabbè, la parte della voce. Sì. Diciamo, se per esempio... Ci fidiamo. Allora, diciamo così, le aree produttive ecologicamente attrezzate sono, diciamo così. Andava va bene il PowerPoint. Ah. Bravo, Perfetto, grazie. Vai, professor Morisi, troverà un lavoro come tecnico all'Università di Firenze subito dopo quella di Pisi, da chiude. Allora, le aree aperte sono le aree produttive ecologicamente attrezzate. Qual è il problema? Io lavoro presso l'amministrazione comune Tavernelle, un comune di circa 8.000 abitanti. C'è un'area produttiva che è situata lungo la Sieve, un'area produttiva nata tra gli anni 70-80. Il problema qual è? È un'area che ha avuto uno sviluppo a suo tempo abbastanza intelligente e anche infrastrutturato. Ad oggi si presentano delle problematiche tipiche di queste aree produttive, quindi un basso livello di aggregazione di sistema, qualche problema di tipo ambientale sulla depurazione e altre problematiche. Comunque come è stata una delle aree individuate a livello regionale fra le potenzialmente per le quali la regione e la provincia auspica l'ottenimento della certificazione APEA. La certificazione APEA cos'è? È una certificazione che lega due aspetti molto importanti. Allora, una parte di carattere infrastrutturale, sostanziale della qualità ambientale dell'area, quindi su dei parametri devono essere rispettati i parametri minimi e dei parametri di mantenimento e miglioramento continuo, come tutte le certificazioni prevedono appunto l'idea di un miglioramento continuo delle aree, e un'aggregazione attraverso un soggetto unico gestore che possa essere il soggetto con cui l'amministrazione e le amministrazioni parlano con un'area produttiva. Quindi ad oggi l'area della Sambuca ha delle potenzialità infrastrutturali per diventare APEA, quello che manca è costituire il soggetto gestore. L'amministrazione quindi ha individuato, al fine di rilanciare questa area produttiva a più livelli, a livello ambientale, a livello produttivo, affinché diventa un'area moderna dal punto di vista industriale, il percorso APEA è sembrato appunto quel sistema che potesse aggregare questi diversi elementi. Il problema era appunto, quindi in questo caso non ci troviamo di fronte a uno scontro industria, popolazione, amministrazione, ma è l'amministrazione ha accolto alcune difficoltà dimostrate da alcuni imprenditori e sta cercando di farsi facilitatore per la costituzione di questo soggetto.
Questo lavoro è stato fatto fondamentalmente per individuare quelle che sono state, diciamo così, delle problematiche che secondo me si sono verificate nel percorso che l'amministrazione ha cercato di fare per la costituzione di questo soggetto gestore. Quindi di fatto è stato fatto un percorso partecipativo per non rispettando però alcuni, diciamo così, criteri e alcuni passaggi, o velocizzando eccessivamente alcuni passaggi che andavano fatti con una maggiore attenzione. C'è un elemento autocritico? Sì, sì, certo. Ho cercato di fare questa doppia analisi, che di fatto, diciamo così, io ho seguito, quindi è una mia autocritica e anche, diciamo così... Ma queste esercitazioni, certo, sono molto importanti da questo punto di vista. Sì, sì, infatti come dipendente pubblico che si trova a lavorare, aver avuto la possibilità di fare il master, ho avuto la possibilità di comprendere che alcuni passaggi dovevano richiedere una maggiore attenzione, e anche quando, diciamo così, il politico voleva accelerare certi momenti per arrivare alla, diciamo così, chiamiamola, alla riunione collettiva, all'assemblea generale, bisognava invece fare un lavoro, diciamo così, di background più importante per, diciamo così, coinvolgere veramente le aziende e non portare soltanto quelle aziende che sono più vicine all'amministrazione per, diciamo così, vari motivi di contingenza, di amicizia, di varie, diciamo così, per vari aspetti. Esatto. Evito appunto i passaggi, quelli che sono stati fatti diversi incontri sia con i soggetti istituzionali, con i soggetti, diciamo così, locali e quant'altro. È stato di fatto costituito un comitato. Questo comitato era fatto, diciamo così, dalle associazioni di categoria, dalle amministrazioni, appoggiato anche dalle società di servizi, diciamo così, per capirne gli aspetti più delicati, e anche, diciamo così, dalle aziende. Secondo me il punto più delicato è appunto le aziende che hanno partecipato, un certo numero ha partecipato, però di fatto, diciamo, hanno partecipato quelle che si sono volontariamente avvicinate all'amministrazione. Quindi è mancato, secondo me, in maniera fondamentale quello, diciamo così, che è la mappatura dell'area industriale. Quindi andava fatto un'analisi attenta e dettagliata di tutte le aziende e non, diciamo così, coinvolgere unicamente le aziende che si sono rese disponibili di primo acchito. Farei una domanda conclusiva, visto che, sì, certo, che poi i materiali restano, li metteremo in rete una volta che ciascun gruppo o ciascun ricercatore li abbia validati, naturalmente, e quindi saranno tutti consultabili. La domanda però era questa: in cosa si distingue questo percorso da un percorso di tipo, virgolette, concertativo? Diciamo così... Lo chiedo a lei perché lei non si è presentato, però lei lavora già in una pubblica amministrazione. Sì, sì, certo. E quindi con responsabilità tecniche importanti. Il problema qui, diciamo così, è un aspetto in cui abbiamo anche discusso durante il corso, era capire quanto allargare, diciamo così, il parco degli attori che, diciamo così, giocano dentro questo, diciamo così, studio di una soluzione. Cioè qui noi andiamo a cercare, diciamo così, non essendoci a monte un problema, diciamo così, di carattere di scontro sociale, era da valutare se era quanto era opportuno allargare il range degli attori che partecipavano, che avrebbero dovuto partecipare a questa, diciamo così, analisi. Io ho ritenuto con questo progetto che in questo momento gli attori principali erano fondamentalmente le imprese, cioè erano le 250 imprese, la nostra cittadinanza, ecco. E gli altri soggetti, come le associazioni di categoria, le amministrazioni, erano, diciamo così, uno dei soggetti che insieme dovevano costruire. In realtà avete scavalcato quella che è una prassi concertativa corrente, non vi siete rivolti soltanto alle organizzazioni di rappresentanza. Sì, sì, certo. Abbiamo, mi sembra un punto importante. Sì, è un punto importante. Abbiamo cercato in questo anche di coinvolgere le associazioni di categoria, perché, diciamo così, non poteva essere, diciamo così, una rottura dei ruoli anche di soggetti importanti, perché anche le associazioni di categoria, benché non molto rappresentate nell'area, hanno, diciamo così, potrebbero, devono essere degli alleati per questo processo e non trovarsi, diciamo così, di traverso rispetto a un percorso che è finalizzato a creare, diciamo così, un sistema, diciamo così, ambientalmente e produttivamente più efficiente. Ecco. Grazie molte. Grazie a voi. Grazie per ora.